Ciao ragazzi, un saluto da Tiny Dio. Oggi vi faccio questo unboxing di Mi Band. Innanzitutto noi vediamo questa, la confezione. Su questa confezione possiamo vedere che c'è un logo su questa confezione, che è molto semplice. Passiamo avanti. Eccolo questo Mi Band, che è molto semplice, molto leggero. È molto morbido questa gomma, questo cinturino. Il cinturino misura in totale 230 mm. È regolabile in lunghezza, da un minimo di 157 ad un massimo di 205 mm. Oltre a questo cinturino con nero classico, abbiamo anche altri cinturini colorati. Ecco questo, verde, rosso, blu, azzurro e arancione. Ci sono anche quattro scelte per voi. Mettiamo a parte. La Xiaomi Band è un braccialetto fitness da allacciare al polso, mediante il quale potremo monitorare la nostra attività fisica, per esempio la corsa o passeggiate, e il sonno. Il dispositivo va sincronizzato mediante un'apposita applicazione, che è possibile di scaricare mediante la scansione di un QR code stampato sul libretto di istruzioni. Possiamo aprire questa scatolina. Dentro c'è questo cavo, ovviamente, che è molto speciale. E poi c'è questo manuale. Su questo manuale abbiamo già parlato. C'è un QR code. Con questo potresti scaricare l'applicazione di questa Mi Band. L'applicazione di questa Mi Band. Per utilizzare questa Mi Band, ovviamente bisogna un smartphone compatibile, requisiti necessari. E poi anche bisogna un sistema di Android 4.4, KitKat e Bluetooth 4. Però l'utilizzo del Mi Band non sarà necessario avere sempre al circuito lo smartphone associato, in quanto il braccialetto memorizzerà tutte le informazioni acquisite per poi sincronizzare con il dispositivo alla prima occasione utile. Ho già installato questa applicazione con la quale questa collegando con questa Mi Band. Adesso è collegato, possiamo cliccare questa parte in cui c'è questo mio dispositivo, clicchiamo, in cui ci sono queste selezioni, Find Band. Con questa selezione possiamo cercare questa Mi Band quando abbiamo dimenticato, lasciato un parte e poi clicchiamo, vediamo cosa è successo. Ecco, sta vibrando e anche c'è la luce. E poi dopo possiamo scegliere anche questa luce di LED, il colore blu o arancione o verde o rosso. E poi possiamo scegliere questa locazione della Mi Band, sia in questa mano a sinistra, oppure mano destra, oppure per come una collana. E poi c'è questa selezione molto utile, questa funzione che è incoming call, cioè quando c'è una chiamata e non hai scoperto, forse hai messo dentro la borsa. Allora, con questo possiamo aprire questo. Abbiamo visto che fra quanti tempo si vibra, cioè
Per esempio, dopo 3 secondi, se non hai risposto a questa chiamata, allora questo Mi Band si vibra e poi così lo sai che ci sia questa chiamata. Di qua, questa notificazione di vibro, se lo scegliamo, allora quando c'è questo messaggio molto importante, ci fa ricordare, ci fa sapere che, per vibrare, allora possiamo sapere che c'è un messaggio nel nostro cellulare. Ora possiamo tornare indietro. Ecco, da questa schermata abbiamo visto tutte queste informazioni molto utili, per esempio questo tempo previsione che possiamo vedere oggi va bene da fare questo sport all'aperto o no, per esempio. Oggi faceva un pochino freddo, ma la quantità di aria è molto buona, quindi possiamo fare lo sport all'aperto, per esempio jogging. E comunque il dispositivo è dotato di un contapassi riportante tra le altre cose un dettaglio della distanza percorsa e delle calorie bruciate. Inoltre, nelle statistiche quotidiane di ogni sessione è possibile osservare una distinzione fra tempo trascorso camminando e correndo. Clicchiamo questa schermata, possiamo vedere questi dati, che quanti passi hai fatto, quanti minuti e quanta la distanza. In vario tempo c'è tutto segnato, per esempio questa è alle 11, 12, alle 13 e alle 14. E poi innanzitutto dobbiamo, che sarà molto necessario impostare un obiettivo di passi quotidiano. Su questo profilo c'è scritto potresti impostare un obiettivo di passi, ecco qua. Ogni giorno, almeno che dipende dalla tua informazione che hai inserito prima, tua altezza e tuo peso, e poi uscirà questo obiettivo che mi consiglia di almeno 8.000 passi al giorno. All'apertura dell'applicazione troveremo una schermata simile a quella che segue, riportante il numero di passi e un grafico circolare rappresentante una proiezione percentuale di quanto manca al raggiungimento dell'obiettivo giornaliero. Tali dati saranno disponibili anche per i giorni di attività precedenti, sia in modalità singola che aggregata. La funzione più interessante relativa al monitoraggio del sonno è però quella del Smart Alert, ovvero la possibilità di far scegliere alla Mi Band di attivare la sveglia nel momento migliore per il corpo in un arco temporale di 30 minuti antecedenti l'orario da noi precedentemente selezionato. Possiamo selezionare questo tempo, ecco qua, e possiamo anche scegliere se fa la ripetizione oppure soltanto il weekend. Per la chiusura, la Xiaomi Band è comunque sicuramente un accessorio interessante ed in particolare è ben realizzata la funzionalità di monitoraggio del sonno. Da rivedere invece il contapassi che ad ogni movimento del braccio continua, cioè nel contesto anche del seduti. In chiusura vi ricordo che sullo store del nostro sito c'è Tinydeal, è possibile usufruire di uno sconto con il quale potresti avere un prezzo molto molto buono che rispetto a quel prezzo italiano sarebbe molto
vale da comprare questo Mi Band sul nostro negozio. Grazie.